120.000 presenze per la stagione teatrale 2009-2010, il Diana, struttura storica nel cuore del Vomero, si conferma al botteghino ai primi posti nelle classifiche italiane. E neanche il tempo di godersi il successo che già si pensa al futuro, presentando il cartellone per il prossimo autunno-inverno. Si partirà il 15 ottobre con il concerto spettacolo Per la strada, scritto, diretto e interpretato da Lina Sastri. Ai nostri microfoni Claudia Mirra, responsabile del Teatro Diana. Il teatro io ritengo, come un po' il cinema, sia ancora forse una delle cose più economiche al momento. Basti pensare insomma alla media di un biglietto teatrale, sicuramente rispetto a tanti altri aumenti vertiginosi che si sono avuti nei prezzi, sicuramente il teatro rimane quello più economico, anche un abbonamento a teatro, insomma siamo sempre in cifre abbastanza abbordabili. Per ora sono due gli spettacoli fuori abbonamento di cui si fregia la stagione teatrale del Diana. Sul palcoscenico dal 25 gennaio salirà Gianfelice Imparato, che con un divertentissimo testo di grande attualità porterà in scena Casa di Frontiera. Dal 26 aprile invece saranno ospiti dell'arena vomerese gli Oblivion, uno dei fenomeni cabarettistici del momento, con il loro Promessi Sposi in 10 minuti, che hanno avuto oltre 730.000 visite su YouTube.